Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e in generale sui mercati finanziari. Questa è Buonanotte Mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati su Risparmio, io come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati torna per darvi un'analisi sintetica e veloce della settimana precedentemente passata. Parliamo di mercati, di economia, di finanza e notizie importanti che possono aver impattato gli investimenti e anche in maniera laterale anche la nostra vita sociale. Ne parliamo come sempre in maniera distaccata, dando numeri e non sensazioni. Cominciamo. Fra le notizie più importanti settimana, la prima è che Vodafone dice no all'offerta da 11,5 miliardi di Iliad e del fondo Apax Partners. Dopo i rumors di conferma ufficiale attraverso una nota di firma del gruppo britannico, respingendo l'offerta altamente preliminare e assolutamente non vincolante, il consiglio e la direzione di Vodafone sottolineano di rimanere concentrati sulla fornitura di valore ai propri azionisti attraverso una combinazione della propria strategia di crescita di tipo organico a medio termine e anche sulla ottimizzazione continua del proprio portafoglio, anche se si continuano a perseguire pragmaticamente diverse opportunità di consolidamento che accrescano il valore per fornire strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, inclusa l'Italia. Iliad a questo punto sembra volere conquistare il mercato europeo, considerando che sta piazzando le basi per la propria fornitura di internet broadband a banda larga, ma questo primo approccio invece di inasprimento delle proprie quote di mercato non sembra essere andato per il meglio. La seconda notizia è il marchio di supercar della Volkswagen, però italiana, Lamborghini sta cercando di mantenere in vita i veicoli col motore a combustione oltre la fine di questo decennio. O perlomeno questo è quello che ha detto l'amministratore delegato dell'unità, Stefan Wilkemann, a un settimanale tedesco. Ha dichiarato che dopo l'ibridazione aspetteremo di vedere se sarà possibile offrire veicoli con motore a combustione interna oltre la data del 2030, ha detto parlando al Weltamsonntag. Una possibilità sarebbe quella di mantenere in vita i veicoli con motore a combustione attraverso una diversa tipologia di combustibili che magari siano di tipo sintetico. Wilkemann il mese scorso ha affermato che Lamborghini ha pianificato di lanciare il suo primo modello che sia completamente elettrico entro la fine di questo decennio, sottolineando un approccio un po' più cauto dopo i commenti dello scorso anno, secondo cui il rilascio era invece previsto nella seconda metà del decennio. Lamborghini, così come altri principali rivali, diciamo, di questo mercato, la Ferrari, l'Aston Martin, la Honda, la McLaren, stanno lottando su come spostare la propria autonomia sull'alimentazione a batteria senza però perdere le elevate prestazioni che supportano i prezzi premium di questa tipologia di autovetture. Una terza notizia che mi ha attratto molto il mio interesse è che l'investitore miliardario George Soros ha acquistato quasi 20 milioni di azioni della startup di camion elettrici Rivian Automotive Inc. nel trimestre che si è appena concluso, con il 31 dicembre del 2021. Questo secondo quanto mostrato venerdì dal deposito di titoli. Le quasi 20 milioni di azioni per un valore di circa 2 miliardi di dollari al momento dell'acquisto rendono Soros Fund Management uno degli investitori più importanti in una società che deve ancora produrre un singolo veicolo di consumo. Rivian, che è posseduta al 20% da Amazon.com, dovrebbe fornire alla società di e-commerce, appunto Amazon, più di 100.000 camion elettrici. Rivian, con sede a Irvine in California, ha dichiarato a dicembre che si aspettava che la produzione scendesse solo di poche centinaia di veicoli rispetto al suo obiettivo di 1200 veicoli per il 2021 a causa non della loro problematica produttiva ma dei vincoli che ha causato la catena di approvvigionamento logistico, evidenziando le probabili sfide nell'aumentare la produzione per affrontare i leader in questo campo dei veicoli elettrici come appunto Tesla. Però andiamo a parlare di numeri e cominciamo come sempre con gli indici americani che si riaffacciano così in territorio negativo, nel quale il Nasdaq perde la maggior porzione dei propri guadagni. Hanno influito sicuramente i dati inflazionistici,
ma anche e soprattutto la crisi ucraina che sembra sempre più vicina a sfociare in un eventuale conflitto armato. L'unico indice che questa settimana ha tenuto è il Russell 2000, che conclude la settimana in positivo con un più 1,52%. Il peggiore, come dicevo prima, invece è l'indice tecnologico Nasdaq, che lascia sul terreno un bel meno 2,18%, mentre l'indice madre degli Stati Uniti d'America, S&P 500, si ferma poco sotto la soglia del 2%, chiudendo a un meno 1,82%. La sorte leggermente migliore, ma sempre negativa, per l'indice industriale per eccellenza, il Dow Jones Industrial Average, che chiude con un meno 1% netto. Torniamo a parlare invece di listini mondiali. Il peggiore è sicuramente il PSE Composite delle Filippine, che chiude a un meno 2,40%, seguito dal CSE All Share dello Sri Lanka, a un meno 2,37%. In successione sono proprio gli indici americani i peggiori del mondo. Il VIX, ovviamente, chi ce l'ha in portafoglio, Alessandro Tessoni sarà contento, fra le capriole, questa settimana è volato alle stelle con un più 17,83%. Se dobbiamo parlare di indici mondiali migliori, il BIST 100 turco recupera parzialmente il quasi meno 17% di 2 settimane fa e recupera in questa settimana appena passata più o meno un 5,53%. A seguire c'è anche un'ottima performance dell'indice messicano, che non è comparso mai né in negativo né in positivo in tutte le puntate che ho fatto, con un più 3,85%, e anche il Taiwan Weighted, che regala un più 3,60%. In Europa le migliori sono l'ATX austriaco, che continua una lunga serie di settimane positive con un più 3,17%, e anche l'IBEX spagnolo con un più 2,60%. L'Eurostoxx 50 anche lui chiude in campo positivo con un più 1,68%, mentre il nostro ben amato FTSE MIB chiude positivamente anche questa settimana appena passata con un più 1,36%. Per quanto riguarda invece i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, come ogni settimana, questa settimana ha regalato molto e ha relegato altrettanto. I peggiori sono stati il settore del media ed interactive, che flette di quasi un meno 6%, seguito a catena dal settore auto ad un meno 5,6% e alla logistica a un quasi meno 4%, e la logistica sta impattando molto i mercati internazionali. Invece la felicità l'hanno portata e regalata l'industria del tabacco con un più 7,5%, le compagnie aeree con un più 7% e l'industria del tempo libero, che regala questa settimana passata un più 6,7%. Ritorniamo a parlare del mercato cripto, che si è affossato particolarmente a sabato 12, giorno della preparazione di questo video. Il Bitcoin e il Ripple sono le uniche due ad alta capitalizzazione che sono cresciute nell'ultima settimana, con un 2% per il Bitcoin e con un ottimo 14% positivo abbondante del Ripple. Tutto il resto, come direbbe Attila di Abbatantuono, è un lacco di sangue, con Polkadot che perde il 13%, Solana perde il 18%, Binance il 6%, unica che regge a quasi doppia cifra è il token di Crypto.com, che sta alla registrazione di questo video, a un più 10%. Da evidenziare un ritorno a doppia cifra positiva per il meme coin Shiba Inu, che ha quasi un 22% di guadagno nell'ultima settimana a sabato 12. Se invece andiamo a guardare l'indice nel suo complesso, il Total Crypto Index inclusivo del Bitcoin ha regalato comunque un 7 giorni positivo, fermandosi poco al di sotto del 5%, un 4,90%. Bene bene, eccoci anche per oggi arrivati alla fine del mini aggiornamento dei mercati della settimana appena trascorsa, settimana che non si capisce dove sta andando in realtà. Retta via, verde, tiene il mercato, andiamo in rosso, bull, bear, chi lo sa. Comunque solo il tempo ce lo dirà. Spero che questo contenuto sia come sempre apprezzato, di gradimento. Se così fosse, per favore lascia un commento e un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, ma anche per la mia soddisfazione personale. Inoltre, se sei nuovo sul canale, ti chiedo di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Buonanotte mercati, torna lunedì prossimo come ogni lunedì, e noi invece ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!